Adesso passiamo alle ultime relazioni, agli ultimi interventi. Comincia Antonio Floridia, che dobbiamo credo ringraziare perché è stato davvero il filo rosso che ha congiunto fin dalla prima emanazione della legge regionale ad oggi i lavori, li ha accompagnati e li ha aiutati, quindi con un particolare ringraziamento da parte di tutti gli do la parola perché ci presenti un tema che, come abbiamo sentito già stamattina, è cruciale per il problema della democrazia, cioè la democrazia come deliberazione. Grazie professor Menozzi. Permettetemi una premessa: come sanno molti degli amici presenti, questo master ha avuto una complessa gestazione, mi è costato anche personalmente molta fatica, ma visto che siamo alla conclusione posso dire che ne è valsa la pena e speriamo possa avere un seguito, anche se le condizioni finanziarie sono cambiate. Ricordo che i fondi regionali con cui è stato svolto questo master risalgono ancora alla gestione del 2010, che vista con gli occhi di oggi sembra un'età dell'oro dal punto di vista della finanza pubblica. Detto questo, va detto che l'idea di un'attività formativa di alto livello che accompagnasse le strategie espresse, le strategie politiche istituzionali che hanno trovato espressione nella legge 69 è stata come dire un'idea giusta, anche perché quando scrivemmo nella vecchia legge, e come si ribadisce nella nuova legge, a proposito, cominciamo ad abituarci a un nuovo numero, la legge 46 del 2 agosto 2013, che è la nuova legge sulla partecipazione, ecco, come si ribadisce anche nella nuova legge, quando si pone tra gli obiettivi l'idea che la partecipazione possa diventare una forma ordinaria di attività del governo e dell'amministrazione, si assume implicitamente non solo e non tanto una meta o una regola da prescrivere, ma un obiettivo da raggiungere, qualcosa che implica essenzialmente anche la necessità di formare e accrescere competenze e professionalità adeguate sia nella pubblica amministrazione ma anche fuori di essa. E l'idea della dimensione dell'apprendimento collettivo come dimensione della partecipazione è un punto essenziale nelle cose che ora dirò. Mi era stata assegnata mezz'ora di tempo e sapendo la mia propensione a debordare molto oltre, avevo scritto e preparato un testo che restava rigorosamente nella mezz'ora. Ora spero di tagliare qualcosa, di limitarmi ai 15-20 minuti. Ecco, io vorrei qui partire da due temi, perché visto che avremo modo, aggiungo un'altra cosa, avremo modo prossimamente di, nel mese di, credo, novembre, avere uno o due appuntamenti in cui la nuova legge viene presentata, illustrata, in cui si fa anche un bilancio della fase precedente, con momenti specifici anche, credo, dedicati alla, come è stato già ricordato, una delle principali novità del nuovo testo, cioè il rafforzamento dell'istituto del dibattito pubblico, ma anche non tenderei a non sottovalutare le novità che ci sono anche sull'altro versante, quello del sostegno ai processi partecipativi locali. Io vorrei qui discutere di alcuni due temi che nascono, di alcuni aspetti che nascono dall'esperienza di questi anni e che, come dire, possiamo definire come una sorta di trama teorica o di filosofia, tra virgolette, implicita in questa esperienza di questi anni. Le tesi possono essere espresse in modo molto semplice. Primo, la legge toscana sulla partecipazione si ispira a una concezione deliberativa della democrazia. Punto secondo, una concezione deliberativa della democrazia rappresenta, almeno a mio parere, una possibile risposta, forse tra le più promettenti, a quel complesso fenomeno che spesso confusamente viene etichettato e definito come crisi della democrazia. Naturalmente su questo secondo punto potrò limitarmi solo ad alcune considerazioni generali. Ora, che la legge toscana si ispirasse alla democrazia deliberativa non è una tesi particolarmente nuova. Sin da quando questa legge è apparsa, molti studiosi hanno sottolineato questo aspetto, da ultimo nella sua introduzione al suo recente libro Foundation of Deliberative Democracy, è una tesi che viene presentata dal noto studioso svizzero-americano Jürg Steiner, e in cui questa legge viene definita come un esempio pressoché unico di istituzionalizzazione o di tentativo di istituzionalizzazione della democrazia deliberativa.
Come ho cercato di mostrare in un testo di prossima pubblicazione in cui ricostruisco la storia, la genesi di questa legge, naturalmente questo incontro tra la legge e la teoria deliberativa non era affatto programmato a priori. È nato, al contrario, dalla ricerca delle cose, dalla ricerca di soluzioni pratiche e normative a una serie di problemi che coloro che tentavano di scrivere la legge si trovavano di fronte. In particolare nasceva da un tentativo di risposta a una precisa domanda, a un quesito ben preciso, ricorrente, che poi è stato sempre ricorrente. Che rapporto c'è tra partecipazione e decisione, mettiamo le virgolette. C'è da dire che in tutti questi anni l'esperienza toscana è stata anche interpretata anche alla luce di un'altra categoria, ricondotta a un'altra definizione, quella di democrazia partecipativa. Sono due termini diversi, parlare di democrazia deliberativa e partecipativa non è la stessa cosa e naturalmente esistono anche però zone di sovrapposizione o di parziale intersezione tra i due modelli. Queste differenze, che possono anche assumere una loro radicalità, emergono in particolare rispetto a una serie di interrogativi. Com'è possibile concepire il rapporto tra partecipazione, deliberazione e decisione politica? I processi partecipativi o deliberativi possono avere o non avere un qualche potere decisionale? E in che senso questi processi possono esercitare un qualche potere? E cosa ne consegue quando si tratta di analizzare il senso e il ruolo della partecipazione nei concreti processi del policy making? Ora, io qui per brevità non vi proietto una citazione che potrebbe sembrare sorprendente in questo contesto. È una citazione da un discorso del Presidente Obama nel 2006, pubblicata poi anche in italiano all'interno del volume L'audacia della speranza. Ve la traduco così un po' velocemente. Ciò che il quadro, la cornice della nostra Costituzione americana può fare è quello di organizzare il modo in cui noi argomentiamo intorno al nostro futuro. Tutta la sua complicata machinery, dispositivi, istituti, la separazione dei poteri, i pesi e contrappesi, checks and balance, i principi federalisti, la Carta dei diritti, tutti questi istituti sono finalizzati a spingerci, a indurci in una conversazione, in una deliberativa democrazia deliberativa, lo mette tra virgolette Obama, in cui a tutti i cittadini è richiesto di impegnarsi in un processo nel corso del quale mettere alla prova le proprie idee nei confronti di una realtà esterna, persuadere gli altri del proprio punto di vista e costruire mutevoli alleanze di consenso, shifting alliances of consent, cioè trovare elementi di... Ora sarebbe troppo lungo qui capire perché Obama tira fuori la democrazia deliberativa. La fonte è ben precisa, lui è molto legato a un filosofo e costituzionalista americano che si chiama Cass Sunstein, che è stato tra i primi negli inizi degli anni Ottanta a elaborare e proporre, a costruire i primi elementi del paradigma teorico deliberativo. Però è uno spunto interessante perché ci dice una cosa interessante. La democrazia deliberativa non è, come a volte comunemente viene visto, un insieme di metodi o di tecniche deliberative, di tecniche partecipative, una serie di modelli o di metodologie con cui costruire spazi specifici in cui cercare di applicare e verificare o mettere alla prova una certa idea di democrazia. Credo che il punto su cui soffermarci è che la concezione deliberativa della democrazia si colloca su un piano diverso, su un piano sistemico, come emerge anche da questa definizione. La democrazia deliberativa è un paradigma critico e normativo della democrazia, critico e analitico in quanto ci offre uno sguardo, un punto di vista critico e teorico sulla realtà dei processi democratici, capace di interpretarne la natura. È un paradigma normativo in quanto ci offre una visione di ciò che la democrazia potrebbe o dovrebbe essere. Cercherò di motivare più ampiamente un po' questi argomenti. Ora, la democrazia deliberativa si configura ormai come una corrente fondamentale nel pensiero democratico contemporaneo, ha cominciato a prendere forma agli inizi degli anni Ottanta ed è propriamente ormai definibile come un campo teorico in cui convivono e si misurano anche concezioni anche molto diverse. Nonostante questa articolazione, però, è possibile trovare una definizione unificante
E il punto cruciale è quello di una contrapposizione tra una concezione aggregativa della democrazia, ovvero l'idea che le preferenze degli individui possono e debbono essere solo contate, assunte come date, e una concezione trasformativa e discorsiva della democrazia, ovvero l'idea che le opinioni, i giudizi politici degli individui non sono un dato esogeno, ma possono formarsi e trasformarsi nel corso stesso di un processo e di una procedura. Da ciò deriva l'idea che una procedura decisionale può essere definita democratica in quanto inclusiva, cioè comprendente tutti coloro o i loro rappresentanti, attenzione, che sono toccati da o interessati a una questione pubblica e che su di essa hanno qualcosa da dire, e che è deliberativa in quanto fondata sullo scambio di ragioni e di argomenti. Una procedura democratica deliberativa si fonda quindi sulla discussione pubblica, sullo scambio di ragioni e di argomenti, può ambire ad ottenere un consenso razionale, una soluzione condivisa o anche produrre decisioni migliori. La discussione di stamattina, a cui tra Massimo e il professor Magnaghi, è interessante. Decisioni migliori non vuol dire necessariamente più efficienti o più efficaci dal punto di vista dei fini che si propongono. Migliori può essere anche un termine, su questo c'è un gran dibattito nella letteratura critica, può essere anche una decisione fondata, supportata da una maggiore solidità epistemica, da una maggiore capacità di basi cognitive solide, ma è un tema molto complesso su cui naturalmente qui non... Ecco, proprio su queste finalità della deliberazione, consenso, soluzioni condivise, compromessi, su decisioni migliori, tra virgolette, su questo c'è un gran dibattito. Si può anche ritenere che un processo deliberativo democratico può anche semplicemente ambire, limitarsi a circoscrivere le ragioni di un conflitto, di un disaccordo, a renderlo produttivo, a non creare cristallizzazione e paralisi, attraverso un dialogo che riesca a trovare soluzioni innovative, condivise o comunque reciprocamente accettabile. Ma comunque, quello che al di là delle finalità che la deliberazione può avere, un tratto accomuna tutti questi approcci, ed è il rifiuto, su questo vorrei particolarmente soffermare l'attenzione, il rifiuto della immediatezza del rapporto tra la volontà e la decisione, cioè il rifiuto di un circuito immediato di connessioni tra ciò che i cittadini pensano e vogliono su una data questione e la decisione che vengono politiche su una tale questione. Questa immediatezza del rapporto tra volontà, partecipazione e decisione è quello che radicalmente viene messo in discussione da un modello deliberativo di democrazia. Al contrario, la democrazia deliberativa afferma e implica una visione che fonda la legittimità democratica di una decisione collettiva sulla deliberazione, cioè sul formarsi di un giudizio nel vivo di una discussione libera, inclusiva, tra idee e opinioni diverse, non sulla espressione diretta e immediata di una qualche presunta volontà generale. Uno dei primi saggi più importanti, costitutivi del paradigma deliberativo, un saggio di Bernard Manin del 1987, era fortemente anti-russoiano, contro l'idea dell'unanimità o della volontà generale, e invece recuperava una visione classica aristotelica della deliberazione come giudizio sulle cose pratiche, sulle cose da fare, non su ciò che è vero e falso, ma su ciò che è giusto o sbagliato in una data circostanza. È un aspetto filosofico e teorico molto importante, che però ha conseguenze dirette anche nei discorsi comuni, perché queste contrapposizioni che ho appena esposto non sono così vaghe. Le abbiamo incontrate in tutti questi anni e continuiamo a incontrarle, quando ad esempio nei discorsi comuni si dice i cittadini devono poter contare, oppure quando analizzando un processo partecipativo o valutandolo si dice ma quanto hanno contato i cittadini? Ora, è un'idea che implica un'assunzione che non si pone il problema del tema della legittimità democratica di questi processi partecipativi. È un tema che abbiamo incontrato quando si è costruita la legge, quando da doppi versanti c'era chi diceva ma la partecipazione deve essere decisionale, perché i cittadini se no non partecipano. D'altra parte avevamo, qualcuno stamattina ha ricordato, amministratori e politici che dicevano ma a che titolo io devo fidarmi o devo sentire
affidarmi a quello che dicono vogliono 100-200 cittadini che partecipano. Questo dilemma è stato presente sin dall'inizio della costruzione della legge. Io ritengo che la nostra legge offre un punto fondamentale di possibile soluzione, e lo offre in quanto si ispira, seppure poi è nata dalle cose, ripeto la cosa, si ispira a una certa visione su cui ora preciso meglio. Dunque, deliberare significa classicamente soppesare i pro e i contro delle possibili soluzioni a un problema collettivo. Quindi implica un processo di formazione discorsiva delle opinioni che si pone evidentemente in antitesi a ogni concezione immediata della democrazia, sia tutte le forme e varianti di democrazia diretta, ma anche tutte le altre forme possibili che si fondano sul rifiuto della mediazione, che sono oggi molto presenti sullo scenario contemporaneo e che sono parte della crisi della democrazia contemporanea. Tutte quelle visioni più o meno plebiscitarie o populiste, e visto che siamo alla normale voglio ricordare qua il libro del professor Michele Ciliberto, uscito l'anno scorso, La democrazia dispotica, perché ci può essere una forma di democrazia dispotica quando la tirannia della maggioranza o dell'opinione pubblica immediata obbliga, e dal nostro punto di vista sono molto belli in quel libro il capitolo su Tocqueville e il ruolo dell'associazione e dei corpi intermedi come antidoto alla tirannia della maggioranza. Quindi, da una parte, rifiuto della democrazia deliberativa come il rifiuto di una concezione immediata, non mediata della democrazia, populista, plebiscitaria, dispotica, ma anche tutte le altre versioni che oggi vanno ben presenti, che sono quelle tecnocratiche, quando cioè si ritiene che non vi sia spazio per la scelta e il dialogo, che ci siano decisioni tecnicamente obbligate, vere, e che quindi la scelta democratica non si può che ridurre a scegliere le persone più adatte e più competenti a prendere quelle decisioni. Quindi, una visione della democrazia come deliberazione implica che una deliberazione pubblica e democratica cerca di governare, attraversare i conflitti che sono ineliminabili, ma rifiuta l'idea che la sola soluzione possibile sia quella affidata ai rapporti di forza, a un conflitto antagonistico senza rimedio, in cui solo uno vince e l'altro perde, o che si possa o si debba affidare solo alla negoziazione tra gli interessi, o soltanto a procedure alla fine decisionale fondate di voto, fondate sul principio di maggioranza. Naturalmente tra questi tre modi di decidere, argomentare, negoziare e votare, ci sono varie situazioni in cui queste tre modalità si combinano e possono convivere, ma qui entra in gioco appunto un paradigma teorico della democrazia deliberativa. Io non so quanto ho già parlato, un quarto d'ora? Io qui salto perché potrebbe essere, porterebbe troppo lontano, invece capire qual è l'origine del modello di democrazia partecipativa, che ha due fasi. La prima risale agli anni 60 negli Stati Uniti. Tanto per dire, il primo documento in cui si parla di participatory democracy non è un documento teorico, uno studio, è il manifesto della SDS, Students for a Democratic Society, che nel 1962, il cosiddetto Port Huron Statement, che fu il manifesto fondativo della prima e più grande organizzazione giovanile americana, che fu protagonista della grande mobilitazione contro la guerra nel Vietnam. Nel 1962 il termine participatory democracy fu per la prima volta citato in un documento politico militante, non in un testo teorico. E l'idea sostanzialmente era quella che purtroppo non posso entrare qui nel merito. La seconda fase è quella che nasce naturalmente con gli anni 90, con la fine degli anni 90, con il movimento per una globalizzazione dal basso, dove entra in gioco, rinasce l'idea di una, di una dimensione locale e comunitaria della democrazia, comunitaria nel senso ricco che abbiamo anche sentito stamattina, contro la logica del pensiero unico, un protagonismo sociale dal basso che costituisce una nuova soggettività sociale critica e antagonistica. È un'idea dell'empowerment che viene immediatamente identificato a volte in alcuni autori come attribuzione di potere decisionale. Da questo punto di vista, anche qui fa testo, si vorrebbero fare delle citazioni. Uno dei testi più famosi e più citati
è il testo di Carol Patman, una studiosa americana del 1900, che nel 1970 sulla democrazia partecipativa scrisse nella teoria partecipativa, partecipazione, metteva le virgolette, si riferisce ad una eguale partecipazione in the making of decision, nel prendere decisione. E l'uguaglianza politica si riferisce all'uguaglianza di potere nel determinare i risultati delle decisioni. Come vedete, torna immediatamente questo circuito molto stretto di partecipazione, potere, partecipazione e decisione. E molti di voi avranno sentito parlare della cosiddetta scala della partecipazione di Einstein, che si ispira, è un testo, una studiosa che nel 1969 scrisse questo testo, che viene anche oggi molto citato, che a mio parere è molto equivoco, in cui si costruisce questa scala proprio con i pioli, in cui c'è questo progressivo empowerment del potere dei cittadini, in quanto poi alla fine il massimo è il controllo della comunità, il controllo comunitario. Ora, qui bisognerebbe ovviamente qui soffermarsi molto su queste cose, non lo posso fare. Partecipazione è un termine che evoca molti, che copre molti possibili fenomeni, e può essere distinta per la sfera in cui si esprime, sociale, economica, politica, e per le forme in cui si esprime una partecipazione. Possiamo collocare queste forme della partecipazione lungo un continuum. Da una parte possiamo vedere tutte le forme di una prassi sociale e politica conflittuale e antagonistica, cioè la partecipazione di tutti coloro che concepiscono la propria partecipazione come un conflitto e come qualcosa che cerca di spostare i rapporti di forza, di potere nella società. All'estremo opposto possiamo vedere invece tutte le forme di partecipazione che invece sono forme di cooperazione solidale, le forme di auto-organizzazione della società civile, forme attraverso cui individui regolano la propria convivenza, affrontano in modo fraterno i propri problemi comuni, gestiscono in modo comune e beni collettivi. Tra questi due estremi c'è tutto il rango, l'estensione delle forme possibili di partecipazione, le proteste, la denuncia, la rivendicazione, quella che si chiama advocacy, che è difficilmente traducibile in italiano, e naturalmente ci sono anche tutte le forme di sovrapposizione e ibridazione. Molto spesso si confonde l'idea che la prima, ci sono soggetti sociali e politici che assumono il primo polo come oggetto, forma della propria partecipazione. Ovviamente è una scelta libera e legittima, ma evidentemente si pone su un terreno che non è deliberativo e discorsivo, ma un terreno in cui valgono i rapporti di forza e valgono le motivazioni strategiche degli attori politici. Preventivamente. Per esempio, a volte, tanto per dire, faccio un esempio concreto, qualcuno obietta, ma anche nei casi di studio che abbiamo potuto studiare, cioè anche nei nostri casi qui in Toscana, ma i cittadini che partecipano non sono ascoltati, non sono presi sul serio dai politici. Allora, se c'è un comitato che sceglie la via del conflitto antagonistico, sono loro stessi per primi a sapere, i protagonisti di questo conflitto antagonistico, che si sceglie un terreno di partecipazione in cui si mette nel conto la sconfitta. O si mette nel conto la possibilità che il conflitto sia tanto acuto da spostare i rapporti di forza. Il conflitto in Val di Susa è su questo terreno, si è cristallizzato colpevolmente nel corso degli anni per mancanza di una partecipazione preventiva quando si trattava di scegliere i progetti. Adesso ci sono gruppi molto attivi che hanno avuto per una certa fase, forse continuano ad avere, un consenso tale da bloccare e da esercitare un potere di veto. È chiaro che è un conflitto ormai lì cristallizzato, in cui uno vincerà e l'altro perderà, se non si riesce, ed è un conflitto che qualcuno può giudicare, come dire, positivamente dal punto di vista dell'antagonismo politico, del conflitto politico, ma certo è improduttivo politicamente e socialmente, perché alla fine cristallizzerà, come già avvenendo, e non produrrà nessun movimento, nessuna reale produzione di decisioni democratiche. Ecco,
qualcuno identifica la democrazia partecipativa con questo variegato esprimersi di forme di partecipazione, ma se vogliamo intenderci rigorosamente sui termini, le cose sono diverse. Perché quando si parla di democrazia partecipativa non si parla solo del fatto che c'è tanta partecipazione e delle più svariate forme. Si pensa che attraverso la partecipazione si possa configurare e praticare una specifica modalità del prendere decisioni. Ricordiamo la citazione di Pitman poco fa. E' qui che nascono le profonde divergenze rispetto a un modello della democrazia deliberativa. La democrazia partecipativa si fonda sull'azione diretta di cittadini che esercitano un qualche potere e decidono su questioni che toccano la loro vita. La democrazia deliberativa, invece, punta soprattutto sullo scambio argomentativo e sulla discussione pubblica che precedono una decisione e vede la deliberazione come fase di un processo di costruzione dialogica e discorsiva di decisioni che spetta comunque alle legittime istituzioni democratiche assumere. E qui entra in gioco il tema della legittimità democratica delle decisioni, che è un tema che vecchie e a volte anche le nuove concezioni della democrazia partecipativa non riescono ad affrontare. Non riescono cioè a rispondere a un semplice quesito, che anche noi quando si cominciò a scrivere la legge abbiamo dovuto affrontare, ovvero a che titolo un gruppo di cittadini che partecipano, gruppi di cittadinanza attiva, anche più generosi, i più civici, più dotati di spirito civico, ma a che titolo questo gruppo di cittadini possono rivendicare un qualche potere, tra virgolette, sulle decisioni in gioco? Ecco, questo approccio rischia di essere fuorviante e ha creato qualche equivoco, anche problemi nella gestione stessa della nostra legge sulla partecipazione. Io non posso qui motivare ampiamente questo tema, ma ritengo che la soluzione a questo dilemma, perché l'altra domanda allora uno si fa è: ma allora a che serve la partecipazione? Il problema decisivo è quello di distinguere tra potere, tra un empowerment inteso come potere, e invece la partecipazione come potere comunicativo. Io qui uso deliberatamente un termine di Habermas che a sua volta viene ripreso da Arendt. Potere comunicativo, cioè la capacità di esprimere influenza, buoni argomenti forti in grado di orientare e formare il consenso nella sfera pubblica. E qui la chiave di volta anche del nostro impianto normativo della legge. Cioè la risposta va cercata nel modello habermasiano cosiddetto del doppio binario e negli sviluppi che molti recenti di alcuni sviluppi della ricerca teorica sulla democrazia deliberativa che hanno lavorato sul concetto di sistema deliberativo. Per dirla in sintesi, lo leggo così sono più sintetico, la visione di Habermas si fonda sul riconoscimento di una doppia fonte di legittimità che può fondare una decisione democratica. La prima è una legittimazione discorsiva, deliberativa, che si produce nella sfera pubblica, che nasce dalla capacità e possibilità della sfera pubblica di esprimere un potere comunicativo, ovvero una capacità di influenza. La prassi civica deliberativa, questa è un'espressione che usa anche Habermas, dei cittadini è in grado di esercitare attraverso la forza degli argomenti una influenza sulle decisioni, formando orientamenti, consenso, buoni argomenti che agiscono su una scelta collettiva. Ma accanto a questa fonte di legittimità ce n'è un'altra che non è possibile aggirare e che spesso, come si dice in una frase fatta, si butta via il bambino con l'acqua sporca, nei discorsi sulla crisi della democrazia rappresentativa si butta via con troppa facilità il rischio di mettere in crisi i fondamenti della democrazia tout court. E quindi, ho chiuso, e quindi non si riesce a ignorare, si tenta a ignorare che vi è un'altra fonte di legittimità, quella propria di una dimensione istituzionale, propria di uno Stato democratico di diritto, che nasce in ultima istanza da procedure democratiche che hanno un fondamento costituzionale. Quando normalmente a volte si dice che una decisione politica, anche di un amministratore, ha un deficit di legittimità, quando si dice una scelta produce conflitti, proteste, resistenze, veti, esprimiamo in fondo questo concetto, che quella scelta, pur assunta formalmente e legittimamente da fonti istituzionali che ne avevano la titolarità, appare tuttavia imposta, calata dall'alto, non sufficientemente argomentata,
non discussa né approvata dall'opinione pubblica e quindi non sostenuta da un'adeguata comprensione e discussione tra i cittadini. E quindi debole, appunto perché caratterizzata da questo deficit di una legittimazione discorsiva e deliberativa. Quindi il ruolo degli istituti partecipativi che la legge 69 e ora la legge 46 individuano, disegnano, si colloca lungo questo crinale esattamente, che divide e unisce nello stesso tempo sfera pubblica e istituzioni. Istituti, processi partecipativi che da un lato cercano di attivare le energie potenziali di comunicazione, di argomenti, di competenze, di esperienze che ci sono nella sfera pubblica, di attivarle e di convertirle in energia positiva nel lavoro delle istituzioni. In fondo anche Habermas ha usato la metafora delle chiuse idrauliche in un fiume. E rende un po' l'idea. Queste nostre istituti e processi partecipativi sono in fondo una sorta di chiusa idraulica che cerca di convertire in energia positiva ciò che emerge nella sfera pubblica e come capacità che questa sfera pubblica ha di esprimere positivamente idee, esperienze, competenze. Ci si riesce a volte sì, a volte no. A volte la chiusa idraulica fallisce, a volte il potere comunicativo della società è parziale, a volte nella società, nella sfera pubblica si preferisce un tipo di partecipazione puramente corporativo, conflittuale, non orientata all'idea di un bene comune o di scelte collettive, ma questo è aperto all'esperimento empirico. E quindi mi fermo qui proprio per ricordare che a questo punto di fronte a noi c'è una battaglia, come dire, politica e culturale molto, molto grave. Di fronte a quella che viene definita crisi della democrazia ci sono due tipi di letture opposte, una o di soluzione. Una è quella che di fronte a una sovranità popolare depredata, ormai come dire, sequestrata da fonti inaccessibili di potere tecnocratico sovranazionale, c'è l'idea populista che si debba e si possa, come dire, riscattare il popolo da questo da questo furto e come dire, tornare immediatamente a forme dirette e plebiscitarie, in fondo di riappropriazione diretta di questa sovranità. Dall'altro c'è una risposta che credo forse più potente, che è quella di dire siamo in una società veloce, rapida, le istituzioni democratiche soffrono di una sorta di impotenza decisionale. E quindi ciò che occorre è, come dire, un ulteriore accentramento delle regole, un ulteriore accentramento dei poteri, una democrazia altrettanto veloce e rapida e naturalmente l'assoluta diffidenza verso quella che viene considerata come la radicale incompetenza dei cittadini a valutare e giudicare sulle questioni del bene comune. Quindi queste due risposte, quella populista direttista e quella tecnocratica oligarchica, neoligarchica, sono le due frontiere contro cui oggi si batte. Credo che il nostro tentativo di costruire una democrazia che discute, che cerca di costruire una legittimazione delle decisioni amministrative anche piccole attraverso il confronto pubblico, lo scambio degli argomenti, la valorizzazione dei saperi e delle competenze sia una via positiva che, per quanto difficile, merita di essere percorsa. Grazie. Bene, grazie molte ad Antonio Floridia, ci ha riportato alla attualità generale delle scelte che abbiamo fatto, della scelta che è alla base della legge toscana e anche ovviamente della traduzione che ne abbiamo fatto, quindi è davvero stato un contributo utile ed interessante.